Laudetur Jesus Christus. Carissimi figlioli presenti in cappella e tutti quanti ci seguite attraverso Radio Domina, oggi si celebra la quarta domenica di Pasqua. Avanziamo sempre di più verso le altre due grandi solennità che sono l'ascensione di Gesù e poi di lì a poco la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. E proprio in questa quarta domenica di Pasqua Gesù ci parla dello Spirito Santo. Tante cose sono state scritte, dette, approfondite dello Spirito Santo, ma penso che dobbiamo partire anzitutto da quello che Gesù ci ha detto dello Spirito Santo, da ciò che troviamo nel Vangelo e nella Sacra Scrittura riguardo della terza persona della Santissima Trinità, che è col Padre, il Figlio, è adorato e glorificato, che è il Signore e dà la vita. Dominum et vivificantem, è il Signore, perché è persona divina, come il Padre e come il Figlio. Noi infatti, anche se ormai sembra che non sia più così, se notate, con Bergoglio c'è una trasformazione, anche se volete, più nociva ancora. Si è divenuti quasi come gli ebrei, non si parla più della Trinità, una sola volta che l'ha fatto ha pure bestemmiato perché litigano tra di loro. Se notate, della Trinità e dello Spirito Santo non c'è quasi traccia. No? Resta un neo-arianesimo di un Gesù umano, ecco. Ma invece la Trinità è il mistero principale della nostra fede cristiana, no? Ogni nostra preghiera inizia nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e così anche ogni nostra preghiera si conclude nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, le tre persone divine, un solo Dio in tre persone. Allora, evidentemente, dobbiamo professare con forza che lo Spirito Santo è anche Lui, come il Padre e come il Figlio, persona divina. Come ce lo si potrebbe mai rappresentare lo Spirito Santo, no? È difficile. Qual è l'immagine classica dello Spirito Santo? Qual è? Si dice che non si deve interrogare il popolo santo di Dio. Non so da dove viene questo divieto liturgico. Invece io lo trovo, se fatto con moderazione, significativo per tenere desta l'attenzione. Vabbè, lo dico io perché non potete rispondere voi, perché l'omelia è il pastore che parla. Però se andate a leggere Sant'Ambrogio o leggete San Carlo Borromeo o San Gregorio Magno, emerge che loro invece interloquivano col popolo santo di Dio. Qual è il segno per antonomasia dello Spirito Santo? La colomba, ce ne sono altri, ben inteso, per esempio le fiamme di fuoco, però la colomba è quella che più di tutte si è imposta. Perché la colomba? Perché la colomba è il segno della pace, no? E lo sappiamo, come cavalcato dai movimenti pacifisti, la colomba, sempre naturalmente su uno sfondo arcobaleno, perché pace significa accettare i diktat del relativismo, e ci mancherebbe altro. Noi qui siamo ormai costretti ad accettare tutto, però siamo in una società democratica, della libera espressione, dove sono rispettati i diritti dei singoli, salvo poi dover accettare tutto quello che ci viene imposto. Chi può capisca. Allora, però, la colomba è il segno dello Spirito Santo, perché è il segno della pace. E perché lo Spirito Santo è il segno della pace? Perché è rappresentato dalla colomba? Perché tu non hai lo Spirito Santo se non sei in pace con te stesso. Come? Uno dovrebbe dire, prima di tutto, in pace con gli altri. No. Il primo segno che siamo inabitati dallo Spirito Santo che ci è dato il giorno del battesimo, e poi bisognerebbe approfondire urgentemente il sacramento bistrattato, boicottato, mal ridotto della cresima, che è la Pentecoste personale, come c'è stata la Pentecoste per gli apostoli con la Santa Vergine, ma c'è una Pentecoste personale. Io mi ricordo che avevo 12 anni, il Monsignore mi ha dato proprio uno schiaffo, perché allora si stava così, ma ancora, però mi ha proprio dato un ceffone, aveva la mano pesante, Monsignore, io avevo 12 anni. Allora il dono dello Spirito Santo indica che in noi ci deve essere la pace. Se non abbiamo la pace, in noi non abita lo Spirito Santo. Ma infatti l'Empio nella Scrittura è descritto prima di tutto come l'uomo inquieto,
insoddisfatto. Capite? Sembra una cosa gettata lì così di tipo psicologico, vero? E invece è uno degli insegnamenti più importanti della Sacra Scrittura. L'uomo di Dio ha la pace nel cuore. L'uomo di mondo ha l'inquietudine del cuore, perché non ha Dio, non ha lo Spirito Santo, perché quando noi commettiamo il peccato mortale, una vita disordinata nel male, allontana da noi lo Spirito Santo. Capite? Invece noi dovremmo essere come San Filippo Neri, di cui celebreremo la festa il prossimo 26 maggio, in questo bel mese di maggio, e lui ha mangiato lo Spirito Santo, ha divorato lo Spirito Santo in sé, capite? Una cosa bellissima. Noi forse non mangeremo lo Spirito Santo, però dobbiamo averlo nel cuore, figlioli cari. Dobbiamo avere nel cuore lo Spirito Santo, è necessario per affrontare questa vita. Perché ognuno di noi poi va per la propria strada e dove non pensi di raccogliere dolori e spine, ne vedi di tutti i colori, una vita che ti sei fatta e poi vai in un altro modo, tra marito e moglie tante volte contrasti insanabili che creano situazioni di grande sofferenza, e famiglia, la famiglia è distrutta, la Chiesa, non si capisce bene più dove stia la Chiesa cattolica. Ho letto l'intervista a Monsignor Viganò, parla come parlo io, o forse io parlo come parla lui, eppure c'è una distanza abissale, perché lui dice che il problema è il Concilio Vaticano II, insiste, il problema è il Concilio, infatti scrive a Radio Spada, che sono sede vacantisti, e come dice qualcuno, ormai Viganò è divenuto un problema altrettanto grosso quanto Bergoglio, perché Bergoglio capta, attenti bene, i teodem, cioè tutti i cattolici di sinistra, progressisti, ranerian, liberali, mi seguite? Mentre Viganò adesso, e noi rimaniamo con le tasche vacanti, la mia vicenda è assolutamente incredibile, non so veramente sia fatta la volontà di Dio, rimaniamo noi del piccolo resto, perché Viganò sta captando intorno a sé invece il malcontento dei tradizionalisti, dei sede vacanti, mi capite? È un problema grosso Viganò per noi. Perché non perché si pone come guida, ci mancherebbe, vescovo e successore degli apostoli, ma perché dice che il problema non è Bergoglio. Bergoglio è la conseguenza del problema che il Concilio Vaticano II, e udite udite, ci mette dentro anche Benedetto XVI. E questo è lo schieramento. E noi sembra che ci stiamo a fare che siamo di troppo, siamo di peso. Ormai questo è a livello mediatico ciò che conta. Perché a Don Minutella non hanno mai, come vedete, voluto dar spazio. Ieri sera 1.600 persone, e stiamo arrivando a 50.000 like e così via dicendo. E così allora, figlioli cari, che cosa succede? Succede che noi non esistiamo. Perché devono esistere queste due, capito? Allora, ecco, allora, quello che vorrei dire è questo, in questa grande confusione, ognuno di noi deve avere una bussola, che è lo Spirito Santo. Gesù oggi nel Vangelo lo definisce lo Spirito della verità. E la Chiesa bergogliana non ha lo Spirito Santo perché non c'è la verità. E perché non c'è la verità? Ma perché non è il Papa? Perché è stato eletto in una macchinazione massonica? Perché è stato gettato via Benedetto XVI? Dunque quello lì non c'è lo Spirito Santo. E nella chiesa di Viganò, ma neppure, perché? Perché dice che Benedetto XVI è modernista, che Benedetto XVI è il problema da cui è nato Bergoglio, che Benedetto XVI forse non è neppure neanche lui Papa, e la posizione di Viganò diventa sempre più inquietante, molto più di quella di Bergoglio, perché fra non molto dirà che la chiesa si è fermata a Pio XII. Ma guardate che io vi vedo tante volte, ma mettetevi nei miei panni, io tante volte dico, ma come faccio ad andare avanti, è un mistero, perché io ho chiaro il dramma, e vi auguro di non averlo chiaro come lo sto vivendo io, è una situazione tragica nella Chiesa. Allora c'è Bergoglio che ha superato il Concilio Vaticano II e ha creato una Chiesa libera, mondialista, ecologista e tutto quello che sappiamo. E dall'altra parte invece c'è un arroccamento capeggiato da Viganò che conduce verso invece una Chiesa che dice no, noi non accettiamo il Concilio Vaticano II, né Giovanni Paolo II, né Benedetto XVI, né tutto quello che è accaduto, ritorniamo a Pio XII, è da lì che dobbiamo ripartire.
È una situazione. Dobbiamo pregare molto. La nostra posizione è la più impopolare. Non ci danno spazio. Perché non ci danno spazio? E si arrabbiano. Si arrabbiano perché non ci danno spazio e Don Minutella però è sulla bocca di tutti. Sarà perché c'è lo spirito di verità con noi? Qual è lo spirito di verità in questo momento nella Chiesa? Non è quello bergogliano, perché appunto è una falsa Chiesa, anticristica, mondana, dove c'è un falso Papa. Ma non è neanche quella viganiana, perché non è vero che lo Spirito Santo si è fermato a Pio XII. Qual è la verità? Che il Papa è Benedetto XVI, perché validamente eletto, può avere compiuto degli errori, ma è il Papa, come Papa è stato Giovanni XXIII, Papa è stato Paolo VI e Papa è stato Giovanni Paolo II. Non si è interrotta la successione apostolica. Possiamo non essere d'accordo su certe scelte, come il raduno di Assisi fatto da Wojtyła, per esempio. Faccio un solo esempio. O la scomunica di Monsignor Lefebvre. Si può decidere di non essere d'accordo, ma da questo a dire che la Chiesa è ferma a Pio XII, e infatti i sede vacantisti si stanno portando con sé, stanno captando il malessere, il malcontento di quelli come la Mendola e come De Mattei, e stanno creando più o meno tacitamente un'alleanza altrettanto forte quanto... E ormai sembra che siano questi due schieramenti, e sembrerebbe che noi siamo di troppo per tutti, siamo di peso per tutti, sia per i bergogliani che ci scomunicano e ci fanno passare per settari. Quali sono le due affermazioni, le due etichette bergoglian-viganiane del piccolo resto? Lo vuole sapere qual è l'etichetta nostra di Bergoglio e Viganò & Company? I bergogliani dicono che siamo settari, scismatici e scomunicati, e i viganiani, sede vacantisti, tradizional cravattieri, dicono che siamo fanatici ed estremisti. Eccoli lì. La salveranno loro la Chiesa, o andando oltre o ritornando indietro. Non c'è stato un cammino, nonostante le prove della Chiesa. No, hanno deciso loro. In entrambi i casi, cosa notate? Cosa notate? La pretesa della mente umana di determinare il criterio. Noi invece non stiamo presentando una ricetta, non stiamo affermando qualcosa di nostro, stiamo dicendo la cosa più elementare. Scusate se io mi permetto, sono entrati in scena 4 anni fa, scusate, volevo solo dire quello. Il Papa è Benedetto XVI perché declaratio, pipì punto, veste bianca, dannels e quelle cose lì. Approfondite. Sì, ok, noi della Chiesa del Dialogo approfondiamo. Due scomuniche. Che il codice di diritto canonico al canone 41 prevede che l'esecutore dell'atto amministrativo, qualora... Ma questo succede negli ordinamenti civili, figurarsi se non dovesse succedere nella Chiesa. Invece no, ormai è un regime. E qualora ci sono ragionevoli dubbi, e mi pare che lo siano, perché non ce lo inventiamo noi quello che ha detto Dannels. La mafia di San Gallo non l'ha certo inventata Don Minutella. C'è stata, è riconosciuta come tale. Hanno scritto che ha portato all'elezione invalida di, e secondo le norme della Chiesa, non di Don Minutella, Bergoglio pertanto non è il Papa. È o non è una situazione tragica? Io penso che è tragica. E allora dobbiamo lasciarci guidare dallo spirito di verità, come lo chiama oggi Gesù. Quando egli verrà, vi guiderà la verità tutta intera. Io porto due immagini. La prima immagine dello spirito di verità che mi piace è quella del navigatore satellitare. Te sei in macchina, clicchi dove devi andare, quante volte succede che sbagli la direzione? Rielaborazione del percorso, fa così, no? Ecco, lo Spirito Santo fa così. Quando noi stiamo rischiando di prendere una strada sbagliata, lui ci riconduce la parte giusta. Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo, siamo noi. Piccolo resto, rompiscatole come siamo per i bergoglian viganiani, e siamo nell'anno che noi abbiamo dedicato allo Spirito Santo. Lasciamoci guidare. Ogni sera c'è questa preghiera alle 23, vi raccomando di intensificarla. E poi anche l'altra immagine, quando ero piccolo mi piaceva gettare le gallette, cioè i biscotti, dentro il latte, si inzuppavano di latte e si ammorbidivano. Ecco, lasciamoci inzuppare di Spirito Santo, come i santi, che erano pieni di pace nonostante le prove, che si gioivano nonostante i travagli, perché avevano lo Spirito Santo, lo Spirito della verità. Lo chiediamo alla Madonna, siamo nel secondo giorno della
mese dedicato a Maria e il quarto giorno della novena alla Madonna del Rosario di Pompei, a cui tutti raccomando di essere devoti. Amate tanto la Madonna di Pompei, è Madonna che fa tante grazie. Padre Pio le mandò un fiore che non è più essiccato, è possibile visionarlo a Pompei, pochi lo sanno, ma c'è questa rosa che Padre Pio, ormai morente, mandò alla Madonna per esprimerle tutto il suo amore. Amiamo tanto la Madonna di Pompei. E oggi che è anche 2 maggio ricordiamo Sant'Atanasio, il campione della fede. Credo che non sia senza significato nei misteriosi disegni, anche quelli minimi, della provvidenza che abbiamo tagliato il nastro poco fa di 50.000 like. Radio Domina ha raggiunto la bella conquista di 50.000 like nella festa di Sant'Atanasio, che da solo, come dice il mattutino, ebbe tutto il mondo contro. Ma grazie a uno solo la Chiesa fu salva dalla minaccia ariana, altrimenti noi oggi diremmo che Gesù è stato solo un grande eroe e che Dio ha assunto alla propria destra. No, lui è il figlio di Dio e Atanasio non ha badato a nulla, è stato scomunicato, sospeso a dividis, è minacciato di morte, è fuggito via 4 volte in esilio, una vita incredibile, tutto il mondo gli è andato contro, l'imperatore tutti, ma lui ha resistito. Come dobbiamo resistere noi con Radio Domina, tutto il piccolo resto, senza ascoltare il canto delle sirene, dei tradizionali sede vacantistiche, captando il malcontento della gente, e stanno bene poi tutti insieme. L'importante è che non ci sia Don Minutella, né da una parte né dall'altra. Scusate, io può darsi che esageri, ma a me sembra così, poi vedete voi. L'importante è che Don Minutella stia fuori da tutto, come Benedetto XVI, tale padre, tale figlio. Notate? Di Benedetto XVI non si deve parlare, se se ne parla se ne deve parlare male, va bene? E quelli lo chiamano il nonnino rimbambito e quegli altri il modernista hegeliano, capito? Con quale, a mio avviso, presunzione intellettuale vi ganò liquida il pontificato di Benedetto XVI, con quale presunzione? Ma infatti lui, quello che penso io, non è pastore come me, lui è sempre stato nelle nunziature e si vede. Scrive, 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 ma cosa serve scrivere? Anch'io scrivo, ma poi bisogna scendere in campo, perché ci sono le pecore da salvare. Ecco, bisogna che anche lo Spirito Santo vi indichi chi è il vero pastore dal falso pastore, miei cari figlioli. E così allora in questa quarta domenica di Pasqua, in questo secondo giorno del mese della Mamma Celeste, a lei cantiamo, guardiamo a Maria, tenendo la corona del rosario in mano, ci rifugiamo nel suo cuore immacolato e guidati dallo Spirito Santo che Gesù oggi chiama Spirito della Verità, avanziamo nel nostro cammino di fede. Laudetur Jesus Christus.